A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Roma Television, canale 14 del Digitale Terrestre. Buongiorno questo giovedì 1 giugno 2023. Buongiorno da Maurizio Martinelli, buongiorno a Giulia Capobianco. Buongiorno a tutti. Ben trovata, buongiorno al direttore Marco Cassinis che salutiamo. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi. Posso dire da subito che Maurizio mi sembri con una voce un po' provata questa mattina. Allora, non può. Cioè, io volevo bypassarla questa cosa, però, direttore, mi dai il là perché insomma, ne abbiamo parlato in questa settimana tantissimo, anche così, ma giustamente si parla di sport, non si parla di risolvere il problema della fame nel mondo, è il calcio, è il tifo, è questo, è il bello di questa, anche di questa città. E mi dispiace molto perché sono molto rammaricato, perché, ma non per il risultato e per aver perduto chiaramente la Coppa Europa, insomma la Champions, scusate, l'Europa League, ma perché avendo visto la prima parte della partita di ieri sera, mi sono reso conto che la squadra del giallorossa, se avesse potuto giocare almeno con quella squadra di ieri sera il campionato e l'Europa League, probabilmente avrebbe ottenuto altri risultati, perché la squadra della Roma non l'abbiamo mai vista completa. Cioè, ieri abbiamo visto i 30 minuti giocati benissimo iniziali, perché era la squadra titolare. E poi alla fine, chiaramente stanchi, con le batterie veramente al 30-40% come i cellulari, alla fine ci siamo comunque perduti nei meandri. Insomma, la squadra del Siviglia è una bella squadra, hanno delle riserve che potrebbero giocare tranquillamente in Serie A come titolari, qualcuno già lo faceva, vedi Suso, tu conosci bene, caro direttore, e quindi voglio dire, tanto di cappello ai vincitori, perché siamo sportivi. Cosa che mi dà molto fastidio dal punto di vista proprio dall'altra parte, altri tifosi che hanno insultato, ma lì c'è proprio un odio sinceramente, quindi neanche ne parlo, perché insomma società indagate su calcio scommesse e plusvalenze per me dovrebbero pensare ad altro e lasciar perdere il tifo. Quindi tifosi, pensate ad altro, magari guardate le partite ma non commentatele. E per quanto riguarda i tifosi a Roma, sono sempre stati straordinari, io gli mando un grande abbraccio e viva il calcio italiano, perché ieri sera abbiamo visto almeno una squadra in Italia che lo abbia rappresentato degnamente, pulito come sempre. Mourinho non lo so, rimarrà non lo so, lo sapremo nei prossimi giorni, ecco. Beh, questo era il quadro finale. Dei fuochi d'artificio li abbiamo sentiti, si è scoperto che erano i colleghi dell'altra sponda, quelli della Lazio. Dell'altra quindi, sponda, no, veramente. Non ho parlato solo di loro, ma anche di un'altra squadra. Sì, ecco, no, okay, quindi lasciamo perdere. Chiaro. No, perché poi sono proprio loro, sono quelli più che non dovrebbero parlare, ma sono quelli più cattivi. Vabbè, quindi lasciamo stare. La nostra Anna Monaco quindi festeggerà, quindi salutiamo Anna Monaco che comunque paga sempre gli stipendi, e quindi bene, la salutiamo e siamo contenti che possa avere esultato. Ciò detto, passiamo diamo inizio, ad altro. Ma certo, diamo inizio alla nostra puntata, diamo il buongiorno di A Casa di Amici. È il 152esimo giorno dell'anno e la Chiesa oggi ricorda San Giustino Martire. Il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.38. La luna è sempre crescente, illuminata al 90.9%. Beh. E attenzione, perché oggi è la giornata mondiale della mamma e del papà, quindi dei genitori. Io approfitto per fare gli auguri ai miei genitori che mi stanno seguendo, ma ovviamente anche a tutti i genitori d'Italia, tutti i genitori del mondo, i nostri, i nonni, certo, tutti praticamente, certo, perché meritano tutto l'amore appunto del mondo. Questa ricorrenza è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012 per onorare i genitori di tutto il mondo appunto. La giornata mondiale è un'opportunità per apprezzare tutti i genitori di ogni parte del pianeta per la loro dedizione altruistica ai figli e al loro sacrificio continuo per sostenere il rapporto con i figli, che non è semplice. Poi ovviamente di questo ne parleremo anche con la nostra parent coach che si occupa proprio di questo aspetto, dell'aspetto genitoriale, quindi sicuramente dedicherà qualche parola anche a questo. Andiamo avanti con i fatti del giorno, perché oggi, il 1 giugno del 1958, quindi 65 anni fa, De Gaulle è stato primo ministro, insomma, quindi Charles De Gaulle diventa primo ministro di Francia, sebbene già una pensione
una pensione, è stato poi richiamato dalla guida del paese alle prese con una profonda crisi di rapporto con le proprie colonie, in particolare con l'Algeria. Io c'ero. E c'era anche lui, perché ovviamente c'era. Maurizio c'era. È sempre presente. Presente. È presente anche il dottor Cassinis? Sì, ma stavo pensando che De Gaulle ieri la Roma ne ha prese. Ecco qua. Passerei oltre. Anche io passerei oltre. Giriamo il coltello. Invece no. 54 anni fa, quindi nel 1969, ci fu nella stanza numero 1742 del Queen Elizabeth Hotel a Montreal, John Lennon e Yoko Ono che incidono il brano Give Peace a Chance alla presenza di giornalisti e celebrità. Quindi, grande, grande John. Esatto. Poi, per quanto riguarda la storia, la letteratura, non potevamo non ricordare la morte di Giuseppe Ungaretti, avvenuta proprio nel 1970, primo giugno, 53 anni fa. A Milano, scrittore e poeta Giuseppe Ungaretti muore ed era nato ad Alessandria d'Egitto 82 anni fa. Quindi è morto chiaramente ad 82 anni. E saranno tristi gli studenti che magari in questo giorno gli verrà chiesta qualche poesia, anzi forse no, perché le poesie credo non si chiedano più perché non peccato. Fa bene, ma credo fosse un modo anche peccato. Di istruire. Adesso ci sono nuovi metodi, però andiamo avanti anche in questo caso. Sì. Esatto, un'altra cosa molto importante che volevo ricordare è il primo giugno del 1974, quindi 49 anni fa, fu messa a punto la manovra di Heimlich, quindi con la quale è possibile risolvere i problemi di ostruzione delle vie aeree scongiurando il soffocamento. Quindi questa era una cosa veramente molto importante da dover ricordare. Hai fatto bene. E andiamo avanti con Love Boat. Chi non la ricorda? Ah sì, beh dai, sì, mandiamola, dai. Dai, la mandiamo? Oh. La sigla. Ma bellissima. Mare profumo di mare. Che sono passati tantissimi attori là, Eh sì? Sì, anche tantissimi anni. Sì. Tra l'altro la canzone... 43 anni fa, perché questo arriva in Italia. Sì, sì. La canzone di Love Boat è di un cantante italiano famosissimo che è Little Tony, era lui che la cantava in Italia. Esatto. E concludiamo, dopo questa meravigliosa sigla che ha fatto la storia, insomma, io la ricordo, non l'ho vista ovviamente ai tempi, però ho avuto modo insomma di seguire qualche replica. Concludiamo con una cosa non meno importante, perché il primo giugno del 1980 venne inaugurata la CNN, la prima emittente televisiva al mondo con una programmazione di solo notizie 24 ore su 24. E a proposito di CNN, noi abbiamo il nostro punto di riferimento per quanto riguarda l'informazione, che è Claudio Michalizio, che saluto, è in collegamento con noi. Claudio, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Maurizio. Che link, neanche Mentana è capace di fare voli pindarici come questi. Siamo veramente al top. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Claudio, partiamo, scusa, se volete... Sei inviato da territori di guerra o sei tranquillo? Sono tranquillo, sono anche in uno studio, come potete vedere, per cui siamo... Al verde. Siamo al verde. Noi, sì. Come questo tutti sì, noi. Ma è un po' come tutta Italia, no? Che dite? Non è che i giornalisti fanno eccezione, alcuni quantomeno. Allora, vi do le notizie. Purtroppo devo darvi un aggiornamento su una storia che avevamo anticipato ieri. Ricorderete la vicenda di quella giovane che a Senago, in provincia di Milano, Giulia Tramontano, era scomparsa. Lei al settimo mese di gravidanza si era sfogata, aveva scoperto che il suo fidanzato in realtà aveva un'altra storia l'altra compagna, l'altra donna del suo fidanzato, anche lei con un figlio. Ebbene, nelle scorse ore c'è stato il drammatico epilogo, la giovane è stata trovata senza vita e a confessarne l'omicidio è stato proprio il fidanzato, che poi ha aiutato gli inquirenti a recuperare il corpo della giovane. Una vicenda drammatica che vi avevamo raccontato ieri e che purtroppo, dopo che ci siamo sentiti, ha avuto questa drammatica svolta. Gli altri temi politici, voi sapete, ma poi avendo un economista in studio ne avrete forse anche già modo di parlare, la questione del PNRR, sapete che se cresce il nervosismo in seno al governo, perché rischiamo di non portare a casa buona parte dei progetti e dunque dei soldi che questo piano da oltre 200 miliardi di euro via Europa avrebbe potuto garantire al nostro paese, siamo in ritardo, è già iniziata inevitabilmente la caccia al colpevole. Per intanto, siccome qualche giorno fa la magistratura contabile, cioè la Corte dei Conti, si era permessa di dire attenzione, d'accordo che dobbiamo fare le cose in fretta, ma
guardiamo anche come li spendiamo questi soldi, il governo sembra essere pronto a una limitazione dei poteri all'operato della magistratura contabile, della serie così meno controlla, meno rallenta la spesa del denaro. Io sto ovviamente riassumendo in modo un po' succinto e banalizzando un po'. È evidente che in questa fase in cui abbiamo il tempo che scorre, il rischio di non riuscire a portare a casa una buona fetta di questi finanziamenti sarebbe una beffa per il nostro paese, e già sembra di capire che un po' tutte le forze politiche stiano facendo uno sport tipicamente italiano, che è quello di andare a caccia del colpevole, ok? Mentre probabilmente le responsabilità non vanno ascritte soltanto a chi è in carica da 6 mesi, ma anche ai precedenti governi, probabilmente forse più tutti, più di tutti quel governo dell'allora primo ministro Draghi, che si è trovato a dover gestire per parecchi mesi questa attuazione dei progetti. A proposito di polemiche politiche, finalmente ci sono le prime novità sui nuovi personaggi che entreranno alla RAI. Voi sapete, si è molto discusso delle presunte epurazioni, che poi tali, diciamo la verità, non erano. Nessuno rimarrà a spasso né Fazio né l'Annunziata, insomma, da questo punto di vista avevano già altro, per cui vuol dire che si erano portati avanti loro. Strano. Però vedo che un'infornata di giovani, volti nuovi finalmente: Claudio Lippi, Giancarlo Magalli, pare secondo le ultime indiscrezioni che torneranno in appello, e poi Carlo Conti, che evidentemente è l'uomo per tutte le stagioni. Insomma, mi pare di capire che la linea verde in Rai trionfi. Detto questo, sono tutti ottimi professionisti, li conosciamo anche personalmente, per cui a loro va la nostra sincera gratitudine, perché continueranno fino in fondo, fino all'ultimo fiato di energia, a deliziarci con la loro presenza in televisione. Chiudo parlando di calcio, caro Maurizio. No, perché ieri poi non si è giocato, mi pare di capire, no? No. Bene, allora abbiamo finito. No, grazie, dai, scusami. No, dai, Claudio. Abbiamo aperto con tono funerario e quindi, insomma, poi abbiamo ricordato anche De Gaulle e abbiamo detto che la Roma De Gaulle ne ha presi comunque. Ecco, bravi. Comunque, niente, vabbè, complimenti comunque alla Roma, KO ai rigori. Il Siviglia si aggiudica l'Europa League, però i giallorossi fino in fondo ci hanno fatto sognare. Direi di essere stato abbastanza equilibrato, voi che dite? Sì, e ti ringrazio. Ecco. Grazie mille, e ti ringrazio, direttore, per la tua bontà. Grazie, Claudio Michalizio. Ci sentiamo domani. Grazie per l'informazione, direttore. Noi rientriamo tra un po', poi dopo nel backstage, quando siamo in pubblicità, ci penso io a lei. Prego. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. 10 e 16, non è vero, ci siamo presi un caffè con il direttore, questo è sempre A casa di amici. Allora, possiamo continuare anche con i compleanni, perché ci sono tantissimi compleanni e soprattutto ci sono dei compleanni importanti, che vanno ricordati, dai, anche perché c'è un... Possiamo partire con lei, con la più bella e la più sensuale. Di... Marilyn Monroe, che oggi avrebbe compiuto 96 anni. Io non l'ho conosciuta, pensa. Peccato, perché tu c'eri. No, non l'ho conosciuta, purtroppo no. Lei è straordinaria. Direttore, che cosa le dice questa donna? Ma allora, a me niente di particolare. Credo che sia stato veramente un personaggio epocale, che abbia contribuito anche a rivoluzionare il costume. Esatto. Come succede con queste grandi icone, effettivamente segnano la storia. Icona pop. Sì, due, doppiamente pop, perché ha segnato la storia artistico-cinematografica, certo, ma certo, anche la parte politica e del costume. Vero. Veramente, esatto. A tutto tondo, perché non dimentichiamo, da un lato, una storia di grande successo, dal punto di vista umano fortemente travagliata, alcol, droghe, eccetera, e poi comunque le vicende con i Kennedy. Sì, bene, allora sì. Continuiamo tra pochissimo con i compleanni, perché abbiamo in collegamento con noi il dottor Antonio Venece, CEO e founder del network internazionale della formazione digitale Geeks Academy, per la rubrica Formazione e Lavoro. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Giulia e buongiorno a chi è in studio. Buongiorno dottore, buongiorno. Dottore, allora oggi parleremo di un argomento molto interessante che merita approfondimento e che diciamo sta diventando il vero protagonista indiscusso anche del futuro, non solo del presente, ovvero il metaverso e quindi anche il rapporto tra metaverso e lavoro. Ma vogliamo dare una definizione di metaverso? Che cos'è? Allora, il metaverso possiamo dire che è la convergenza di tutte le tecnologie, campo dalla... Che succede? C'è un... No, no, apposta, apposta. Va bene, va bene, va bene. No, no, può continuare tranquillamente perché è un collegamento magari tante volte... A proposito di tecnologia, magari esatto, non è che noi siamo proprio un paese straordinario per quanto riguarda la linea internet ovunque, quindi vediamo se riusciamo a riprendere il collegamento con il dottore, altrimenti procediamo con... Vediamo un po', non c'è, quindi attendiamo che allora, si collega. Vediamo se riusciamo a ricollegarci. Proseguiamo con i compleanni. Proseguiamo intanto con i compleanni perché volevo dire anche che Morgan Freeman compie 85 anni. E lo ricordiamo soprattutto in film particolarmente rilevanti, insomma, che hanno avuto successo, come il film in cui ha interpretato Nelson Mandela o appunto anche Una settimana d'addio, che insomma sono dei film che hanno avuto particolare appunto successo. Continuiamo poi ancora con Orietta Berti, che sembra, come dire, immortale, un po' come la regina. Quanti anni avrà? Non si dice, però come dire è molto attuale e tra l'altro anche la sua musica si trasforma, è molto come dire in linea con i tempi. Non a caso vorrei ricordare proprio il brano Mille con Fedez Achille Lauro, che ha avuto un successo notevole dal punto di vista. Vabbè, qui abbiamo scelta una. Esatto, vabbè, questo è. Questa è immortale veramente. Questa è immortale davvero, assolutamente. Poi proseguiamo con Tom Holland, che compie 26 anni. E lui è un attore britannico, insomma, è molto conosciuto soprattutto per il ruolo di Peter Parker in Spider-Man. Come no? Certo. Però qui si vede la faccia, avrebbe anche un gran bel fisico, credo. Insomma. Per farlo riconoscere, è chiaro che facciamo vedere. È come veniva con la maschera dell'uomo ragno per farlo riconoscere. Sì, però siccome lì il discorso dell'uomo ragno, sai, si sono alternati diversi attori, esatto, magari comunque lui ha fatto se prendi un'icona, solo la maschera, no? Magari non è detto che ci sia lui, insomma, ecco, sotto la maschera. Proseguiamo ancora con Heidi Klum, una super modella che tra l'altro possiamo, ricordiamo, è stata vedere. Una delle giudici di Project Runway, un programma appunto sulla moda, bellissima tra l'altro, a me piace molto lei, molto veramente bella, molto bella. E concludiamo, attenzione, con Alanis Morissette, perdonatemi la pronuncia, quindi anche lei cantautrice, attrice, musicista canadese, naturalizzata statunitense, e ha pubblicato 10 album in studio con oltre 60 milioni di copie vendute e diciamo è stata riconosciuta anche con 7 Grammy Awards su 14 candidature. Molto famosa negli anni 90. Credo che abbiamo ripreso il collegamento con il dottore, vediamo un po'. Eccoci. Diciamo. Eccolo qua. Eccoci, vi sento molto. Dove eravamo rimasti, dottore? Eravamo rimasti su che cos'è il metaverso. Esatto. Allora, una spiegazione che credo possa essere comprensibile da tutti. Il metaverso è il nuovo web, il nuovo internet in tre dimensioni. Che cosa significa? Che noi potremo entrare in quelli che oggi sono dei siti, domani saranno dei mondi digitali. E quindi potremo avere tutte quelle, molte delle sensazioni che oggi proviamo nel reale, lo potremo provare anche nel digitale. Sull'istanza poi di questa tecnologia, mi piace darvi proprio una notizia calda calda. Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il disegno di legge sul Made in Italy e tra le varie misure, oltre a 1 miliardo di fondi per finanziare e supportare il Made in Italy nel mondo, ci sono delle misure contro la contraffazione. Ebbene, queste misure prevedono il finanziamento per le aziende di consulenze sul metaverso. Quindi è stato inserito all'interno di questo disegno di legge anche un supporto allo sviluppo di questa tecnologia.
Ottimo, ottimo, quindi notizie fresche. Io volevo capire, a proposito di aziende, visto che il metaverso ha anche notevoli potenzialità, no? Questo sta generando anche opportunità che possono essere lavorative, economiche, sia per il singolo sia per l'azienda, è corretto? Assolutamente sì, pensate che dati di questa settimana, nello scorso anno, nel 2022, le aziende hanno investito 200 miliardi di dollari in soluzioni legate al metaverso. Cioè, per avere un'idea, il PNRR, i soldi che l'Unione Europea darà dal 2021 al 2026, sono poco meno di 200 miliardi. Quindi ecco, questo è il valore investito in un anno dalle aziende nel mondo. Questo che cosa significa? Significa che nei prossimi anni ci sarà un trend in crescita. Noi abbiamo due previsioni. Grayscale, una importante piattaforma digitale, ci dice che entro il 2025 ci saranno 1.000 miliardi di dollari di investimento in questo settore. La McKinsey invece ci dice che si arriverà a 5.000 miliardi entro il 2030. Anche qui, per dare un termine di paragone, il prodotto interno lordo dell'Italia in un anno è poco più di 2.000 miliardi. Ecco, si arriverà ad investimenti di 5.000 miliardi entro il 2030. Sono grandi numeri, sono grandissimi numeri. Io però volevo approfondire questa cosa, visto che in ascolto ci sono tantissime famiglie, volevo chiederle, visto che la vostra è soprattutto un'accademia di formazione, cosa dovrebbe studiare un candidato, cioè quali sono le tecnologie che vanno approfondite? Grazie Giulia per questa domanda. Allora, noi abbiamo fatto uno studio con scuola.net sulle nuove professioni che verranno generate da questi enormi, ingenti investimenti in questo settore. Allora, noi abbiamo individuato una serie di profili. C'è il profilo che noi chiameremo dell'architetto e del costruttore, ossia lo sviluppatore di mondi digitali. Quindi ragazzi che imparano linguaggi di programmazione o dei motori grafici come Unity 3D, Unreal Engine, per costruire questi mondi. Poi ci sono i designer digitali, e qui è molto interessante anche dire che tutta una serie di vecchi lavori che forse rischiavano di passare di moda o di avere meno lavoro, come design del prodotto, della grafica, design della moda, potranno reinventarsi nel metaverso disegnando abiti, per esempio, per gli avatar. Poi ci saranno coloro che si occuperanno della sicurezza all'interno del metaverso, quindi la protezione dei dati, e poi coloro che faranno campagne marketing all'interno del metaverso. Ecco, queste sono tutte professioni che si possono studiare alla Geeks Academy con un corso che, per esempio, primi in Europa abbiamo lanciato nell'ottobre dello scorso anno, che è quello di sviluppatore di metaversi e videogiochi, perché poi alla fine chi costruisce videogiochi usa le stesse tecnologie che si usano per lo sviluppo e quindi del metaverso. Direttore, in conclusione, ritornando poi alle previsioni future, perché si pensa che il metaverso possa essere il futuro? Il metaverso si pensa che sarà il futuro, in realtà è il futuro, uno per un discorso di investimenti che noi stiamo vedendo, e poi perché impatterà quasi tutti gli aspetti della nostra vita. Io ve ne porto due. Il mondo dell'education, quindi dell'istruzione, sempre più le lezioni da remoto avranno bisogno di ricreare la realtà per dare la sensazione di vicinanza fisica, e in questo il metaverso è candidato come la tecnologia più importante. Secondo luogo, perché molte tecnologie che oggi conosciamo, come la realtà virtuale, la realtà aumentata, la blockchain, tecnologie biosensitive, verranno tutte inglobate nel metaverso. L'ambito della sanità, per esempio, sta beneficiando moltissimo, sia in termini di formazione degli studenti che potranno fare pratica nel mondo digitale, sia in termini di operazioni fatte da remoto da chirurghi. Per concludere, per darvi un esempio pratico, un nostro studente diplomato 3 anni fa
in sviluppo videogiochi e metaverso, oggi sta lavorando in un'azienda italiana per lo sviluppo di un metaverso per una importante università americana. Ecco, questo ci dà come dire, il segno, la concretezza di come un percorso di studi si trasformi immediatamente in un'opportunità di lavoro per inserirsi in questa montagna di denaro che verrà come dire, canalizzata verso lo sviluppo del metaverso. Molto bene, dottore, io la ringrazio per essere stato con noi, noi ci diamo appuntamento anche alla prossima settimana perché insomma faremo un bel percorso anche con lei, grazie mille. Assolutamente sì, ci vediamo la prossima settimana e una buona giornata ai telespettatori. Grazie. Grazie mille. Grazie, grazie, buon lavoro, noi rientriamo tra qualche secondo, linea alla regia. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Bene, rientriamo in diretta 10:30 qui nel nostro canale, canale 14 di Radio Roma Television. Fatemi ricordare questo numero qua, lo vediamo, 320-2393-833 per mandare i vostri auguri, qualsiasi tipo di messaggio, anche video messaggio che riguardano magari, non so, i vostri animali, i vostri affetti, insomma, abbiamo tantissime rubriche, quindi quando volete mandateci i vostri messaggi. Allora, noi abbiamo in collegamento la presidente della Conf Cooperativa Cultura, Turismo e Sport del Lazio, Barbara Pescatori. Buongiorno dottoressa, ben trovata. Buongiorno, buongiorno Maurizio, ben trovati tutti e grazie per l'invito. Lascio parola alla mia collega Giulia. Vai. Allora dottoressa, intanto la ringrazio tantissimo di essere qui, insomma parleremo di un evento importante che è quello di Benesserci, star bene è un modello, quindi come dire già il titolo è tutto dire. Volevo iniziare appunto a chiederle in che cosa consiste, quindi qual è il motivo di questa di questo evento e con quale spirito si affronta? Beh, diciamo che il titolo e la headline già traducono perfettamente il concetto e l'anima del nostro progetto. Il progetto è promosso dalla Federazione Cultura, Turismo e Sport e fortemente voluto da Conf Cooperative Lazio. E nasce da un progetto ideato da un gruppo di cooperative, associate a una federazione, tutte con uno spirito assolutamente dinamico e volto al cambiamento, dove l'obiettivo è quello di valorizzare i territori della nostra regione e rendere il concetto di benessere un concetto a 360 gradi, che quindi passi attraverso la cultura, il turismo e lo sport come mezzo e strumento. Tengo a sottolineare che l'evento sarà il 2 di giugno, quindi siamo alle porte, e lo realizzeremo a Veroli, quindi la prima edizione di questo progetto itinerante sarà a Veroli e ovviamente l'ingresso sarà gratuito, solo per alcune attività chiediamo una prenotazione perché i posti potrebbero essere. Senta, le chiedevo una cosa, visto che voi siete Conf Cooperative, una associazione o meglio una istituzione decisamente fondamentale, il modello cooperativo in una iniziativa, in un progetto come questo, quindi una presenza sul territorio, un ambito che è quello cittadino ma soprattutto dello sport, qual è il punto di forza, l'esigenza, la modalità in cui il mondo cooperativo entra in questi ambiti? Beh, diciamo che la forza del modello cooperativo è proprio quello di presidiare i territori, di esserci, di essere a fianco alle esigenze delle persone, dei propri associati, per cui il modello cooperativo è capace di creare un sistema di rete, un effetto domino tra persone e competenze che hanno come obiettivo quello di valorizzare il singolo, le comunità e di conseguenza valorizzare i nostri territori. Dove per valorizzazione io intendo ovviamente occasioni che accrescono in qualche modo la presenza anche dei turisti, ma soprattutto come strumento e mezzo per promuovere le nostre eccellenze, che sono eccellenze culturali, architettoniche, enogastronomiche e di professionalità e di professioni.
Cioè, voi considerate che all'interno dell'iniziativa noi avremo un angolo che abbiamo chiamato BEC, di Conf Cooperative, dove noi cooperatori ci saremo con i fatti e dimostreremo il valore aggiunto e della cooperazione. Per cui ci saranno tantissime attività, esperienze sensoriali, ovviamente tutto ciò che ci lega al mondo del food, quindi degustazioni, cooking show, prodotti tipici, escursioni e visite guidate. Insomma, noi siamo la cornice delle meraviglie e delle bellezze del nostro territorio e ne siamo portavoce. Dottoressa, mi chiedevo progetti futuri, prego. Quindi da come parla credo ci siano diverse edizioni in ballo, no? Quindi seconda, terza, quarta, finché ci sarà, insomma, voglia di farlo. Allora, la voglia non mancherà, oggi è una grande sfida e domani teniamo anche un pochino le dita incrociate perché il tempo forse dal pomeriggio non ci assisterà per qualche ora, ma noi non demordiamo, anche perché avremo un'area dedicata allo sport, mini volley, mini basket, mini tennis, giochi tradizionali che chiaramente sono tutti all'aperto perché vogliamo coinvolgere piccoli e grandi. Per cui sì, questa è la prima edizione. Abbiamo in mente tappe su tutte le province e ci auspichiamo poi ovviamente in un evento anche nella capitale. Per cui partiamo dai piccoli territori per arrivare verso la grande città, ma semplicemente perché capiamo che siamo noi il motore di un'informazione e di un messaggio. Benissimo, dottoressa. Intanto lo volevo ricordare a tutto il pubblico che ci sta seguendo l'evento Benesserci, Star Bene, un modello. L'appuntamento è per venerdì 2 giugno a Veroli, nel cuore della Ciociaria, a pochi chilometri da Roma. Non potevo non citarlo perché io sono proprio ciociara, quindi insomma, ecco, a tutto il mondo. E allora ti aspettiamo. Assolutamente sì. Grazie mille, dottoressa. Grazie a voi, è stato un piacere e ringrazio tutti. Buon proseguimento grazie, di giornata. Grazie. Grazie dottoressa, grazie e buon lavoro ovviamente, sperando che insomma, domani sia il tempo. Speriamo che il tempo regga. Tra l'altro Maurizio, si parla di sport in questa manifestazione. Io sullo sport ho già dato, tu forse per qualche giorno preferirai non sentirne parlare, però ho sentito che si mangia. Quindi è uno sport anche quello. È stata veramente una bella notizia. Vabbè, benessere, insomma, è anche questo. Sì, no? Però è sportiva, ma noi abbiamo uno sport comunque che è molto più interessante, che è quello dell'alzata, non del gomito, però comunque la forchetta certamente sì. Beh, c'è la tavola da surf, c'è la tavola apparecchiata. Sono quasi simili come sport. Vabbè, a proposito di sport e di cose stupidine, insomma, che noi ci giochiamo, c'è una cosa molto seria. La posta del cuore, quindi passiamo ai sentimenti. Questo è il momento, quello fondamentale della trasmissione. Quindi dall'amore per lo sport parliamo di amore in generale. Esatto. Allora, attenzione, lei è infantile e l'ha capito solo ora. Ha senso che chieda un chiarimento a un anno di distanza? Ve lo introduco, sono più chiara. Carissimi, sono Cristina, avrei bisogno di un vostro consiglio. Sono una ragazza di 20 anni, tempo fa ho conosciuto un ragazzo e subito si è sentito quel feeling in aria. Fatto sta che nei primi giorni della conoscenza è stata creata una situazione di disagio, forse per il fatto che, agendo in modo istintivo, involontariamente, ho trasmesso degli input che si poteva concludere subito. D'altro canto, capisco che se ti piace e ti trovi bene, non bisogna farci così tanti problemi. Ma per come sono fatta io e con il carattere che ho, per lasciarmi andare ho bisogno di tempo. Datemi consigli. Allora, se hai bisogno di tempo, carissima Cristina, prenditi tutto il tempo che vuoi, non essere istintiva. Dottor Cassini, cosa ha da dire lei in merito? Ma allora, sarà che uno ha una certa età e lei, cara Giulia, è giovane, ma comunque, come suggerisce anche l'amico Martinelli, allora il tempo scappa, fugge, tempus fugit. Io direi di accelerare molto, di puntare alla concretezza. Voi donne siete concrete notoriamente, infatti siete multitasking rispetto a noi uomini, quindi diamo un'accelerata. Se una persona ti piace, esci e sistema tutto quel che devi. Beh, però attenzione, perché lei dice così mi sta addosso e io non riesco a gestirlo, quindi diventa una cosa anche abbastanza pesante. Ma cos'è che deve gestire? Dottore,
Carissimo, dica, dottore. Carissimo dottore e direttore, andiamo avanti. Allora, se mi sta addosso è pesante, lo può scaricare, basta. Come sempre dicevano in velocità. In un noto film, Tre Comici, scarricamela, no? Con due R famose. Allora, attenzione, perché Federica ci chiede: carissimi, sono una ragazza di 31 anni, sposata da poco più di un anno. Conosco mio marito invece da 4 anni e quindi già dai primi tempi della nostra relazione ho sempre avuto forti dubbi. Io mi fermerei un attimo qui, scusate, ma perché se avevi dei dubbi ti sei buttata così? Va bene, buttati che puntini puntini che non si può dire, però fino a un certo punto, come mai? Ma i dubbi tra l'altro su che cosa? Sulla serietà relazione. Del marito, sulla storia se ha senso, perché magari una ci pensa prima di sposarsi. Esatto, questo dicevamo, insomma, è veramente... Però vabbè, non giudichiamo assolutamente, questo è un consiglio. Poi nel frattempo lei ha conosciuto un ragazzo più giovane di 7 anni ed è pazza di lui. Penso che sia già tutto evidente, insomma, no? Ormai le nostre... Salutiamo il cornuto, caro no. Cornuto, è stato bello e chiedi il divorzio e porta a casa più soldi che puoi. Io sono veramente sciocco basita, anche se non si dice. Ma dai, ma allora, io pensavo che avesse forti dubbi perché non era sicura effettivamente dei suoi sentimenti, ma pensavo che fosse anche colpa del marito in qualche senso. Sì, ma lei l'ha conosciuto dopo, chiaramente, questa persona, quindi evidentemente se sei già in una condizione instabile come i pomodori sulla bruschetta, ma lei si vuole... è un po' difficile, insomma, poi non farsi... La traditrice si vuole solo parare la coscienza, quella lì non gliene frega niente, gradisce andarsi in giro a divertire, si è preso il marito, così c'ha magari un posto di lavoro, non è rimasta zitella, che è una delle cose che preoccupa spesso le donne, e quindi ha detto: aspetta che c'è carne fresca, sto giovincello, però, comunque c'ha 30 anni, giovane anche lei. Vorrei dire una cosa, io mi dissocio da tutto quello che sta dicendo il direttore, anche perché insomma io... Fortunatamente, insomma, penso di avere tantissime amiche e vorrei tenermene queste amiche. Esiste amicizia tra donne e uomini, pensa. È un'opinione del dire, come sono nostre opinioni, ovviamente adesso si scherza e si danno consigli, insomma, ma ricordatevi sempre di seguire quello che è la vostra esperienza, il vostro cuore, il vostro istinto, alle volte dovete pensarci un po' su, insomma, vabbè, ogni ma situazione. Ma ha anche un figlio la coppia? La lettera non è specificata. Perché tanto oramai, a parte poi gli scherzi, tanto si costruiscono in fretta i matrimoni, che poi se ne fanno sempre di meno perché è molto più pratico convivere, certo. Anche se probabilmente convivere e disfare velocemente è molto semplice. Perché poi il matrimonio, insomma, è una cosa abbastanza di fatica, di impegno, quindi alla prima difficoltà tutti tendono a salutarsi e a dirsi ciao, quindi insomma. Vabbè, allora facciamo così, diamo linea alla regia, perché tra un pochino abbiamo in collegamento un amico, un autore, un cantante, insomma ha fatto un brano molto 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 carino e molto simpatico, tra poco. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Torniamo in diretta 10:46. Allora, vediamo un po' se c'è in collegamento il mio amico Davide De Marinis, che saluto. Davide, buongiorno. Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti. Ma guarda che tu sei una cosa incredibile. Con questo cappello, adesso faccio una cosa, mando il video... Sono molto country! Tra l'altro dico, lì ci sono due miei amici, nel tuo video, che saluto, che è Enzo e Johnny, ma guardiamoci un attimo il video, dai! Vai, vediamo. Grazie! Dice Enzo, ma che c'è country? Faccio musica del country con i miei amici country in un salone del country. Balliamo solo country sui tavoli di legno, ci mettiamo impegno e la mia donna country con gli stivali. Yeah.
musica del country, con la chitarra country, un tratto con i guanti, ci passiamo già tanti. Prova a indovinare il mio segno zodiacale, ovviamente sono del country, ho gli stivali. Country dance, ma Davide, com'è nata questa collaborazione con Enzo, con Johnny Ponta, con Enzo Salvi? Come ti è venuto in mente di scrivere Country Dance? Soprattutto. Ma guarda, è nata perché un giorno io ho conosciuto Johnny Ponta e così un po' per scherzo, in realtà per gioco, sono tornato a casa e mi piaceva, me l'avevano presentato e sai, Johnny Ponta fa musica del country. Per me era ironia allo stato puro, proprio la frase, musica del country in italiano. Allora ho preso la chitarra e ho iniziato a scrivere così, ma per gioco, questa canzone, che poi in realtà dopo 10 minuti era più o meno come la sentiamo adesso, come l'hai sentita, l'hai fatta passare. Poi dopo all'idea si è unito il grande Enzo Salvi, ci siamo divertiti un sacco ovviamente nel fare la canzone e soprattutto poi fare questo video meraviglioso, secondo me divertentissimo dal primo minuto all'ultimo. Poi sono 2 minuti e qualcosa di canzone, molto breve però intensa, come si dice, ed ecco nata così Country Dance. Beh, magari sarà il ballo dell'estate, hai visto mai? Ah, beh, ma io ho fatto anche una coreografia, adesso non posso fartela vedere per motivi ovviamente di cavi, di collegamento di cellulare che è un po' precario, però vi assicuro che la coreografia è finissima, è facile, ce l'ho fatta io, ho preso un tutorial, ho imparato un passo country proprio classico e anzi mi aspetto, Maurizio, che di vedere un tuo mini video che mi balli Country Dance. Certo, perché no? Non so se il direttore Marco Cassini se vuole fare il ballo del country. Io se faccio uno di quei saltelli che ho visto fare a loro all'inizio, anzi ho visto che lui è in forma, ce la fa, sì. Io no, certamente. Maurizio probabilmente, io lascio i puntini di sospensione, sì. Così. No, però anche secondo me potrebbe diventare un ballo dell'estate. Infatti ti stavo dicendo che nobilitando al massimo il tema dell'estate, delle piazze, ce lo vedo bene nelle piazze e soprattutto se hai, ma lo hai già anticipato, una sorta di coreografia nei balli di gruppo, certo. Anche perché con quella frase del fa musica del country, secondo me molti ci giocheranno sopra. Eh sì, perché io una mattina, direttore, devi sapere, mi sono svegliato, mi sono guardato allo specchio e ho detto ma che faccia del country che ho stamattina, ma non sono stufo di fare questa vita del country. E allora ecco così è nata Country Dance, perché ovviamente c'è molta ironia, ma a volte c'è bisogno anche di ironizzare certi momenti della vita per superarli, perché poi alla fine noi siamo qua per divertirci. Beh, ti sei evoluto, nel senso che prima avresti detto sono troppo bello, troppo bello, adesso hai detto cioè, quindi c'è un'evoluzione, dai. Sì, assolutamente, io sono contento di aver scritto troppo bella 20 anni fa, però Country Dance ci credo molto e stiamo già girando parecchio. Pensa, sono andato a fare una serata a Potenza, per la prima volta ho cantato in piazza questa canzone, tutti i bambini che ballavano, ma tutti, ma ovviamente liberi, però questa cosa mi conforta molto, perché dicono che se le canzoni vengono cantate e ballate dai bambini hanno un potenziale successo, sì, possono essere, vuol dire che sono entrate nel sentimento, no? Si dice musicalmente. Davide, senti, in chiusura, stai lavorando a un album, stai lavorando a qualcosa di più lungo come durata, nel senso di lavoro? Cioè, sì, io lavoro sempre, sto scrivendo tanto in questo periodo, è un momento molto, molto produttivo. Probabilmente farò un album dove concentrerò un po' di singoli che sono usciti in questi anni e poi ho 2 o 3 cose, una chicca molto carina che poi ti farò magari sentire in privato. Maurizio, mi dai un consiglio? Va bene. Davide, ti abbraccio, ci incroceremo sicuramente in tour quest'estate in Italia, magari tu col country e io magari con altre cose che riguardano sempre la musica. Speriamo, buona estate, buon Country Dance
a tutti, viva il country. Grazie mille. Ti abbraccio. Ciao. Ciao Davide, grazie. Ti abbraccio forte, grazie. Grazie a Davide De Marinis e con l'occasione saluto anche Johnny Punta e ovviamente anche Enzo Salvi. Tra l'altro sta registrando, altrimenti avrei fatto, come si dice in gergo, una carambata, perché volevo fare una sorpresa anche a Davide De Marinis, ma mi ha scritto ieri, è fuori e sta registrando ovviamente probabilmente un film, quindi sto girando, mi ha scritto. Allora, siamo quasi addirittura di arrivo, però in questo momento c'è il pezzo forte, c'è il piatto. Il piatto, infatti ho una fame, sento qui l'odore. Vediamo un po' che cosa ci manda in onda la regia. È un contorno, quindi è molto facile. Marco Cassinis, anche tu lo puoi fare. Verdurine. Io cucino piuttosto bene, quindi... ma lo dici però qui, come si dice? Frecciatina? Dove sta? Dove sta? Sta mettendo tra l'altro tutto a secco, nel senso non ci ha messo un goccio d'olio, lo niente. Lo farà adesso, dai. Attendiamo. Ma no, farà una cosa in umido. Ma vediamo. Ma diversi. Sì. Le patate. Ci ha messo praticamente pomodorini. Tutto. Vabbè, mandarini, tutto patate, l'orto. Carote, è un contorno, adesso un vediamo. Un prezzemolo. Vediamo che cosa capperi. Ci provare. Ecco, capperi, sale, presumo, non zucchero. Attenzione, sale quanto pepe. Basta, pepe, okay, cioè andiamoci piano col pepe, lì che c'è? Che cos'è? Rosmarino potrebbe essere. Potrebbe, olio vedi? Poco però. Mi olio sa. Evo, extravergine d'oliva. Ah, scusami, mamma olio mia. Evo, attenzione, dettaglio, cuocere senza coperchio. E poi dopo ci... Tra l'altro la sta cuocendo anche sul tavolo, è veramente brava. Vabbè, sì, è dai, molto interessante. Una verdurata fare, in dai. Umido. Si può fare. Vabbè, insomma, dai, si può fare, no? Lo posso fare anch'io. No, nel senso, secondo me è stata molto sintetica nella proposizione. Diamo qualche nota, ovvero prendete le verdure varie, le tagliate a pezzetti. Io suggerirei di mettere prima un fondo d'olio pre le verdure, scaldarlo un attimo e qui do subito il tocco. Poi ci metti tutte le verdure, le metti a cuocere, ci vorrebbe un po' d'acqua perché comunque... O anche il vino. Sì, una sfumata col vino lo puoi fare, ma non avendo fatto soffritto non lo so. L'acqua certamente perché le devi portare comunque in sobbollitura e quindi il coperchio ci vuole, le fai andare. Comunque non deve andare poco, almeno credo 20-30 minuti, perché comunque se hai dentro le patate, per esempio, le devi cuocere, anche le carote. Quindi e quello è un contorno che c'è dentro tutto. Non so se ci fossero anche le melanzane, perché anche le melanzane ci stanno bene. Lo chef Marco Cassinis. Qual è il piatto forte? Qual è il piatto che ti viene meglio, Marco? Ma io più o meno me la cavo su tutto, nel senso... Modestia no, vabbè, parte, sui primi, lasagne che siano con ragù piuttosto che di magro, anche di pesce con gamberetti, verdura, le cosiddette lasagne primavera che si usano a Pasqua, piuttosto che i fritti, le carni. A me piace mangiare ovviamente, ma piace anche cucinare proprio come momento di relax. Quindi cucinare e invitare amici, questo certo, sì. Cucinare è un'arte, quindi perché no? Significa avere sentimento e magari anche darlo, no? Sì, tu invece sì. Il piatto tuo? Che il mio piatto? Il mio piatto... Allora, diciamo che è un dolce quello che mi riesce meglio. Vai. Il salame al cioccolato, chiamato anche salame del Papa, con rum e non caffè. Ma attenzione, perché io da lasciarvi questa cosa, l'aforisma del giorno. Ma come no? E siccome vuoi sapere è il mio giugno... piatto? Vuoi sapere il mio piatto? Dai. Che so fare? Dai, dimmi. Allora, si apre una scatola di tonno, si apre anche una scatola di fagioli, tonno e fagioli. Un goccino di olio e magari anche qualche cipolla, per favore. Fresca, allora, potresti primeggiare con il direttore Claudio Michalizio, che salutiamo, ma adesso non essendo informato non si potrà collegare. Lui è un espertissimo delle insalate ricche, nel senso che di prassi, proprio per stare in linea, mette, credo, tipo un bustone da un chilo di insalata, una o due scatolette di tonno, adesso do la ricetta del direttore, poi mozzarella una o due, ci butta dentro se c'è anche dello stracchino che ha un senso, poi pomodori in quantità, poi prende e sbriciola dei granetti, qualche cosa, poi ci mette olio. Basta! Questa è l'insalatina del direttore. È giugno, chiudiamo, bisogna dare il proverbio. Chiudiamo con l'aforismo, questo dai. È proprio il proverbio di giugno. In giugno, in bene,
il male, c'è sempre un temporale. Ragazzi, non mi piace per niente oggi, concludiamo così. Neanche a me. Allora, noi ci vediamo domani, perché noi domani siamo aperti, che è 2 giugno, noi siamo aperti, quindi collegatevi sempre sul canale 14 del Digitale Terrestre, numero 14, mi raccomando. A domani, buona giornata a tutti. Ciao. Ciao. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli.